Ho una richiesta da sottoporle. Quale richiesta? Io voglio che quando sarà finita la sospensione, tutta la famiglia Spirito sia fuori da questo collegio, è chiaro? Come ha detto? Mi ha sentito. Io esigo che sua figlia non vada più a scuola con la mia e inoltre voglio che lei smetta di insegnare educazione sessuale nell'istituto. Credo che adesso l'ammazzerò. Culocci! Posso sbagliarmi una o molte volte, pensare male, odiare qualcuno oppure essergli amico. Ma la cosa importante è un'altra. È trovare qualcuno in cui finalmente potermi riconoscere, malgrado le differenze, perdonandogli i difetti e valorizzandone i lati positivi. È l'unico modo per spazzare via il risentimento. L'unico modo per essere amici per sempre. Ripeta quello che ha detto! Calma. Voglio che siate entrambe allontanate dall'istituto! Vi prego, signori, non... Mi scusi, le posso parlare un secondo? Ma non lo vede che non è il momento? Lei si tolga quell'idea dalla testa perché mia figlia non se ne andrà da questa scuola! Impari a parlare da persona civile e poi protesti, cafona! Ha ragione. Come? Lei che vuole? No, cioè, parlatene come due persone civili. Siete inferociti, vi accapigliate, è ovvio che poi lo fanno anche i ragazzi. È questo l'esempio che date? Ma io ho tutte le ragioni. Certe influenze su mia figlia non mi piacciono. Habría que ver cuál es la peor influencia de mi hija, que es como decir un poquito intensa. O usted, que es un corrupto. ¿De qué está hablando? Porque yo tengo un problema legal con el señor, ¿sabe? Y le mandé un abogado y ¿sabe lo que hizo el caballero? Se le enganchó. ¡Ey! ¿Te la enganchaste? ¿Quién es? Mía, no utilices esa palabra, no me enganché. No estoy con nadie, esta no, mujer está mal de la cabeza. No, que la compró, que es peor. Sa una cosa, accetto la richiesta di sospendere mia figlia, la ritiro e di sicuro non la riporto più qui dentro finché non se ne andrà la famiglia Colucci. Oh, che brutta pubblicità sarà per la sua scuoletta, questo istituto. È certo. Cioè, insomma, si dice istituto, non scuoletta. Ma è decisamente bene educata la sua ragazzina, Colucci. Questo non lo tollero, signora, un po' più di rispetto. Vedo che tollera ben altro, cioè a sua figlia le sole cose che interessano sono queste sciocchezze. Vi prego, signori, calmatevi adesso. E lei che cosa vuole, Mansiglia? Voleva dirmi qualcosa? No, beh, sì, sono del parere che prima di prendere una decisione terribile come cacciare le ragazze dall'istituto, da scuola, da qua, diciamo... Potremmo forse riflettere un po' meglio. Sì, certo. Non potrebbe essere un pochino più preciso, eh? Perché non lasciamo parlare loro? Che cos'è successo? Non capisco. Guarda un po'. Terribile. Accidenti. Ce l'avete ancora con la storia che sono gay? Eh? No, va tutto bene. Anzi, quanto a ragazze sai davvero scegliere. Cos'è? Chi l'ha scritto questo? Ehi, non ti agitare. Sì. È meglio per te. Prendilo, Tomas. Ascolta, Joaquin ora si è messo... con la figlia del direttore! Ma hai sentita un'idiozia più grossa? Joaquin, hai sentito? Le ragazze mi hanno fatto leggere il bollettino. Vieni qui. Mi puoi dire com'è possibile che si sa? Io non l'ho detto a nessuno, proprio come eravamo d'accordo. Ti giuro che se scopro chi è, lo ammazzo, giuro che lo ammazzo. Nico, pensa bene a quel che farai. Non puoi andartene ora da scuola. Non mi resta altra scelta. Ma come no? Nico, hai scelto tu di studiare qui, devi tenere duro. Beh...
E se mi fossi sbagliato fin dal principio? Sarebbe stato meglio non venire. L'ho fatto per essere qualcuno. Ma ho sbagliato, sai? Ho sbagliato in tutto. No, in tutto no. Hai un sacco di amici adesso. E una ragazza che ti ama molto. Non so se hai capito. Io per venire qui ho rinnegato la mia famiglia. E ho rinnegato me stesso. Quello che ho fatto è imperdonabile. D'accordo, va bene, ma hai solo commesso un errore. Hai sbagliato, ma puoi sempre rimediare. Invece, se te ne vai, otterrai solo di aggiungere un secondo errore al primo. Perché sei tanto cara? Tanto dolce? Tanto bella? Perché non riesco a smettere di pensare a te? Lo so che per te la nostra non era una storia seria, ma io dovevo dirtelo. No, io l'ho detto solo per nascondere a me stessa i miei veri sentimenti. L'ho fatto per evitare di passare tutto il mio tempo pensando a te. Non sopporto l'egoismo e volevo che Mia provasse quel che aveva provato Nico quando temeva per suo padre. Certo, io ti capisco perfettamente, tesoro. Mia, tu hai fatto questo? Ma papà, io pensavo solo di doverti proteggere. Che Manuel ti stesse mentendo e volesse approfittare della tua generosità. Manuel voleva il denaro per pagare l'onorario della clinica del papà di Nico, altrimenti sarebbe finito in ospedale. Beh, io non lo sapevo. Ma in ogni caso, perché non hai pensato a Nico? Non mi sono resa conto. Certo, chiederle di pensare. Va bene, ok, mi sono sbagliata, lo riconosco. Ma io ero arrabbiata dallo scorso fine settimana perché tu mi avevi obbligata a uscire con Manuel. Mia, davvero non ti capisco. Io non ti ho certo insegnato a essere egoista. Ah, non si direbbe proprio. Scusate, c'è un momento dell'adolescenza in cui i ragazzi pensano di più a se stessi. E non che non gli importi degli altri, è che vivono in un caos interiore. Allora che sospendano il caos interiore, ma lasciano in pace mia figlia. Anche Maritza si è comportata male. No. Perché ha pensato a Nico, ma non a lei. Ah? Ma qui la cosa più grave è che due studentesse si sono schiaffeggiate. Ma questo è soltanto un sintomo. Il problema è molto più profondo. Sì. No, certo. Ma qualcuno lo devo castigare. Sì, ma lei è occupato, ha molto da fare. Posso pensarci io, se vuole. Sì, è una buona idea, sì. D'accordo, che cosa propone? Andiamo direttamente al punto. Se voi due non vi sopportate, come possono farlo le vostre figlie? E questo che significa? In questo caso dobbiamo agire sui genitori. Che ne pensate di un colloquio con me di tanto in tanto? Ci mette un sacco. Sì, vado a vedere. Non hai visto Vico? Sarà andata dall'altra parte. Allora racconta, com'è andata? Alla fine chi ne è uscito peggio è mio padre. Sul serio? Sì, se lo meritava. E non ti hanno sospeso? Che bello, Mia! Che fai con la mia roba? La riordinavo un po', era in disordine. Qui era un vero disastro. Ma no, solo non c'è problema, puoi prendere e provare quello che vuoi. In fondo te lo dico sempre, no? Te l'ho chiesto perché ti vedo strana. È tutto il giorno che ti vedo così. È che ti devo confidare un segreto. Ma segretissimo. Sì, dai. Augusto mi ha invitata a uscire sabato. Il fratello di Vico. Sì, allora festeggiamo. No, non festeggiamo perché se Vico se ne accorge mi ammazzerà, capisci? Bene, come vuoi. Allora questo per noi sarà top secret. Sì. Ah! Luna ha ragione, non puoi andartene da qui ora. Non sopporto più di essere preso in giro perché sono ebreo. Posso dire la mia? Sì, certo. Vedi, Nico, in questa scuola sempre ti prendono in giro. Se non è perché sei ebreo, sarà perché balbetti. O perché sei imbranato, o chissà cosa. Ha ragione, è come dice Santiago. Alla fine il problema è soltanto loro. Avanti.
Ciao. Ciao, Frank. Io ho da fare. Sì, anch'io. Ti puoi fermare? Voglio parlare con te. Chiariamo la storia dell'assegno. Allora che dici? Sì, l'assegno io lo rifonderò tutto. Tutto, con il lavoro che faccio da te, lo rifonderò. Nessuno mi deve se nulla. Se non basta, nessuno cercherò mi deve nulla. È colpa mia, quindi io le restituirò tutto col mio lavoro. Lei riavrà tutto. Se insisti, mi offendi. Come sta tuo padre? Si sta rimettendo. I medici dicono che andrà tutto bene. Ne sono felice. Come posso ringraziarla? Abbi cura di lui. È la sola cosa che ti chiedo. A me non è costato nessuno sforzo. È stato un modo per compensare il comportamento di mia figlia, per il quale voglio scusarmi. Beh, molte grazie. No, non ringraziare me. Ringrazia Manuel, che è un buon amico. Adesso devo andare. Stammi bene. Anche tu. Grazie. Perché ce l'hai con lui? È generoso. È generoso. Che paghi per le sue colpe. Ammazza uno e salva l'altro. Ma sei proprio sicuro che abbia a che fare con la morte di tuo padre? Sicuro? Sì, sono sicuro, certo che sono sicuro. Non vedi che aggiusta tutto con il denaro? Rimedia con i soldi agli sbagli di sua figlia. Sarà. Però a me non sembra un farabutto. Che fai qui? Volevo salutarti prima che andassi via. E voglio chiederti scusa. Non è a me che dovresti chiedere scusa, tesoro mio. No, papà, non ricominciare. Oggi è stata una giornata molto difficile. So che è stato difficile, ma voglio sapere se hai capito il tuo errore. Lo riconosci? Sì. Oh, tesoro. Però la colpa è stata tua e di Manuele. Ecco, ci risiamo. Ma allora mi prendi in giro. Non ammetti mai nulla, figlia papà, mia. Papà, non sono un po' troppo grande perché mi parli così. Questo te lo riconoscerò il giorno in cui vedrò che ti guardi dentro per risolvere i tuoi problemi e non che dai sempre comunque la colpa agli altri. Fa male? No, no, perché? Mi è parso che ti sentissi male, visto che hai fatto quel sospiro. No, no, sono stanco, niente di più, nessun problema. Papà, io non voglio che ti succeda mai niente. Sta tranquilla, amore mio. È vero quello che ha detto Sonia dell'avvocatessa? No, no, ma tu sai bene com'è quella donna mia. È un idiota, dice la prima cosa che le viene in mente. Ma tu mi giuri che non hai nulla a che fare con quella donna, vero? Te lo giuro, tesoro. Lei stia tranquillo, sarò io ad occuparmi dei loro genitori. Le chiedo soltanto di tenermi informato. Senta, lei sa come vanno le cose in questo istituto. I genitori tengono i ragazzi qui tutta la settimana e poi nel weekend li caricano di attività per tenerli occupati. Noi dobbiamo coinvolgere i genitori. Non scherziamo, non voglio avere i genitori tra i piedi, ci mancherebbe solo questo. No, non dico... Permesso, signor Dunò. Sì, prego, prego. Ma lo sa che rottura sono i genitori? Credono che solo perché pagano abbiano diritto a dare ordini, a comandare, a fare, a disfare. Secondo me lei dovrebbe dimostrare la sua autorità. Sa cosa dovrebbe fare? Dar loro, com'è che dice lui? Un castigo esemplare. E sa qual è? Che si facciano carico dei loro figli. Mi piace, è molto buona la sua idea. Perché non va avanti con il bel programmino che aveva per Colucci e Ray, eh? Ottima idea. Mi scusi, devo parlarle. Quello dei genitori è il problema minore che dobbiamo affrontare. Perché ho trovato una cosa... in cortile. ¿Qué es eso? Lo encontré ayer en el patio. Parece un remedio para mí, esto es droga. Por favor, hablemos baja. ¿Cómo va a hablar así a vos en cuello de algo que no existe en el colegio? ¿Cómo se... Mire, ojalá me equivoque y sea un remedio, pero hay que mandarlo a analizar. Pero yo me ocupo, yo me ocupo. Por favor, silencio. En este colegio la droga no existe. Potrebbe essere meglio. Avete visto Pablo? No, non c'è per tutto il giorno. È in giro a fare foto per la campagna elettorale del padre. Vota Bustamante, il miglior padre del paese. Beh, visto che non c'è lui, stai un po' con me, no? No, grazie, Guido. Hai lasciato l'assassina, sai? Ah, davvero? Il deodorante mi ha tradito. Direi di sì. Non mi sembra. Tomas, puoi uscire un momento? No, adesso sono occupato, no? Ne ho bisogno ora. Andiamo. Ora che facciamo con Blas?
Beh, chi ha spie e informatori dappertutto è mio suocero, ma... Cosa? Ma come lo chiami? Basta, però Pablo è via tutto il giorno. Ma non dicevi di aver visto una valigetta nell'auto di Blas? Sì. Forse c'è qualcosa lì dentro. Cioè, tu dici che... Sì! Che gliela prendiamo? Sì! No! Peter! La lezione sta per cominciare! Calmati, Mia. Come puoi ben immaginare, non è facile trovare aperta la pasticceria più esclusiva di tutto il paese. A quest'ora, poi, è per una scatola di cioccolatini. Meno male che tuo padre è il loro miglior cliente. L'hai già accompagnato in aeroporto o ci vai ora? No, non vado all'aeroporto. Come? Papà non doveva partire per New York? Sì, ma ha rinviato la partenza. Si è sentito male? Ma no, per niente. Non è mai stato meglio, Mia. Mi stai mentendo, Peter. Se papà non rimanda mai nessun viaggio di lavoro, sicuro che non si sia sentito male come il papà di Nico e adesso tu non puoi dirmi niente. No, tesoro, no. Ma come potrei mentirti su una cosa simile? Va bene, allora digli che venga, voglio vederlo, così sto più tranquilla, per favore. No, questo è impossibile adesso. Accompagnami al suo ufficio, allora. Coraggio, andiamo. È inutile, non è nel suo ufficio. Mi stai nascondendo qualcosa, Peter, e voglio sapere cosa. Beh... D'accordo, tanto prima o poi te lo dirà. Tuo padre deve uscire con una signorina molto bella, è un'avvocatessa. Quella di Sonia? Ah, te l'aveva già detto. Tomas, Tomas, te lo tengo che llegar. Te dije que no quiero hacer más esto. Yo te dije que lo tenés que hacer sí o sí. Hola, mi amor. Ay, ¿qué hay de rico ahí? Nada, nada, caramelos. Joaquín, en esa bolsa estaban las pastillas que vos tomabas, ¿no? Me dijiste que no estabas más en esa. No lo estoy. Es Tomás que anda en esa y... vino a ofrecerme. ¿Qué? ¿Las vende? Sí, es un montón, ¿no sabías? Pero tenemos que ir a avisar a mi papá. ¿Qué estás, loco? ¿Para qué le vas a ir a avisar a mi papá? Y para que los que la compran no sigan drogándose. ¿Vos te pensás que si no la consiguen acá, no la van a conseguir en ningún lado? Van y la consiguen afuera. Sí, pero es algo muy groso. Bueno, ¿qué? ¿Por eso vas a salir corriendo a contarle a papito? Después no crees que te digan buchona. Yo no soy buchona. Bueno, pero acá se rumorea que... sí, que lo sos. Bueno, porque son todos unos imbéciles. Bueno, ¿ves? Pero por eso. Dejémoslo que se maten. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Que tenemos cosas mucho más importantes que ocuparnos, ¿o no? Sí. ¿Estuviste pensando en lo que hablamos? Sí, pero no sé si quiero todavía. ¿Qué pasa? ¿No te animás? No. Bueno, ven. Yo te voy a mostrar que somos el uno para el otro. Nico. Nico. Volevo chiederti scusa. Tutto a posto. Prendi. Sono per tuo padre. Guarda, non puoi capire quanto sono buoni i cioccolatini di questa casa. Cioccolatini? Per uno appena operato? Beh, perché allora non un pacchetto di sigarette o una bottiglia di whisky? Dai. Sai, mio padre va matto per i cioccolatini. E li apprezzerà molto, naturalmente, quando si sarà rimesso. Grazie. Ma che ti prende? È stato un gesto molto carino. Ma per favore, non è in grado di fare un gesto carino. Non ce la fa proprio. Mi dici perché la odi? Adesso non perdiamo tempo a parlare di Mia. Quando vai a trovare tuo padre? Non lo so, appena possibile. Mia madre deve farmi l'autorizzazione per uscire, altrimenti non posso. È che è un po' strana con me, mi sfugge sempre, non so bene perché. Beh, magari sta male per quello che è successo. Sì, ma perché non vuole che vada in clinica? Perché magari non vuole che tu ti preoccupi, vuole che ti distragga. Ragazzi, buongiorno. 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 C'è qualcuno assente? Sì, Bustamante. E Linares che è in bagno perché si sentiva male? Linares, molto bene, questo le abbassa il voto di condotta. Signorina Fernandez... Qui ci sono alcuni questionari che vanno consegnati a tutti i compagni e compilati mentre mi assento un minuto. In silenzio, per favore. Grazie. Impostore. Non si preoccupi per la classe, ho dato da fare un questionario. Possiamo andare nel mio ufficio, ne parliamo con più calma.
Vede, il fatto è che ciò che vorrei mostrarle, signor Dunoff, è proprio in sala professori. Ah, sì, prego. Bene, bene. E di che si tratta? Guardi. Guardi lei stesso. Ah, sono verifiche degli allievi del terzo anno. Sì, 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 sì. Ecco, dia un'occhiata a questa. La verifica di Pablo Bustamante è in bianco e il professor Mansilla gli ha dato 7. È strano. Sì, ma non mi stupirebbe che il professor Mansilla avesse un accordo con il sindaco per favorire suo figlio. Ma sarebbe un'ingiustizia verso gli altri studenti. È un tipico caso di favoritismo. Il professor Mansilla è fuori per commissioni, ma al suo ritorno dovrà darmi ottime spiegazioni per questo. Lei ha sospeso la professoressa Acosta perché ha espresso certe sue opinioni molto personali. Ma per questo il minimo sarebbe il licenziamento. Ma naturalmente si tratta solo del mio pensiero. Sospiro per il tuo amor. Io non Peppa, entra, è aperto. Io voglio te. Oh, Peppa! Oh. Salve, Sonia. Mi scusi, volevo solo chiederle se ha valutato l'opzione del ritiro della querela. No, amore mio, valutavo se cacciarti fuori di qui a pedate o a suon di pugni. Come dice? Non fare quella faccia, ti denuncio per violazione del codice etico. No, ti denuncerò per aver passato informazioni al mio avversario. Ma, no, no, lei non ha capito. Se ho incontrato Colucci, è stato per evitarle un danno maggiore. Di più, una causa già persa in partenza. E comunque misuri le parole, signora. E tu prenditi un buon avvocato. Non avrò pace finché non ti avranno ritirato la licenza. Non penso proprio. Ma non perdiamo tempo, prenda. Questa è la cifra che ha chiesto. Guardi, non so perché Colucci gliela dà. Al suo posto la citerei per calunnia e ingiuria e non le lascerei nemmeno i soldi per comprarsi un rossetto. Sciocca! Beh, certo che con quel culocci formate davvero una bella coppia. Peppa! Peppa! È evidente che si sente in colpa, per questo mi ha dato l'assegno. Peppa! Peppa, devi portare l'assegno alla fondazione infantile, che almeno aiuti i bambini, che servono a qualcosa i soldi di quel farabutto, amore mio. Io non sopporto le persone bugiarde e false. Sweet baby! Ho bisogno che tu mi faccia un favore molto speciale. Sì, dimmi. Va da Marizia e chiedile la mail della mamma. Non lo voglio fare e tuo padre ti ha proibito di parlare con Sonia. È per questo che voglio che ci vada tu. No, perché io... Basta, te la fai dare e chiuso, ok? Fa come dico. Ok. Bene. Spero che abbiate finito il questionario. Se qualcuno di voi ha una domanda, alzi la mano e la faccia. A me mi chiedo una pregunta, Calcurra. Sì. ¿Qué es lo primero que debe hacer un funcionario cuando toma una cartera económica? Y si es judío, se roba la plata y tira la cartera. Señores. ¿Permiso? Sí, prego. No, la signorina Acosta è andata a lavorare. Ah, non c'è la nuora o il figlio? No, no, secondo me non parliamo della stessa persona, perché che io sappia, la signorina Hilda non ha nessun figlio e tantomeno una nuora, mi creda. Sì, ma non ha dei nipoti? No, no, qui non viene mai nessuno a farle visita. Allora sei riuscita a fartela? Sì, male. Qui c'è la mail di Sonia. Brava, grazie, ti voglio bene. Comunque anch'io ho una cosetta per te. Tieni. Però leggila più tardi. Grazie, ciao. Sonia. Venga urgentemente in istituto. Ho bisogno di parlare con lei. Mamma, per favore, ma mamma, mandamela per l'autorizzazione. Riattacca sempre. Non vuole mandarmi l'autorizzazione per uscire da scuola. Beh, potrebbe essere perché non vuole che tu perda altre lezioni. No, no, non è per questo, non è per questo. La sento strana, ma è successo qualcosa. Non è successo niente, Nico. Non innervosirti. Ma che gli è successo qualcosa a mio padre? Non gli è successo niente. Se fosse così te l'avrebbero detto. Sta bene, i medici erano ottimisti. Sta bene, non ti preoccupare. Sì, ma se va tutto bene, perché mi tratta così? Nico, per tranquillizzarti, devi andare a scoprirlo. Cara Feli, sono molto molto felice del tuo appuntamento di sabato. Mi offro volentieri di curare i preparativi. Ecco nei dettagli il mio piano. Primo, capelli. Secondo, manicure. E terzo, un grandioso shopping. Io non posso comprarmi nemmeno un fazzoletto perché mio padre mi ha tagliato la carta di credito, ma ti aiuterò nella scelta.
Sarò la tua assistente in una serata che sarà sicuramente fenomenale. Finale. Ti voglio bene, mia. Non preoccuparti per Vico, poi vedremo come dirglielo. E come vi dico, Carlos vuole mettere in cattiva luce Santiago. Ed è un'infamia pelle. Dobbiamo fare qualcosa, non possiamo restare con le mani in mano. E Santiago dov'è ora? Marcella ha detto che è fuori per una commissione. No, ogni minuto che passa Carlos guadagna sempre più terreno, capite? Dobbiamo fare qualcosa. Non si può fare nulla se non avvertiamo Santiago. Come sarebbe che non possiamo fare nulla? Ah, meno male che esisti, qual è il piano? E se la prova del misfatto scomparisse? Andiamo. No. Vado io. Se ti beccano in sala professori, ti cacciano. Una sola ammonizione e sei fuori, ok? Vado bene. Io. Okay. Sì, dai. Nico, non puoi continuare così. Perché non parli con tua madre? Ci ho provato. Ma non posso. Non so, per telefono è strana, sfuggente. E poi non manda l'autorizzazione perché possa uscire da scuola. Meno male che ci sei tu. Nicolas! Che fai qui? Vogliamo parlare della tua famiglia o sei molto occupato? Colucci. Colucci. Gloria, buonasera. Il professor Mansilla è qua? È uscito. Bene, lo aspetto in sala professori. No, che cosa fai? È proibito stare in quella sala, non si può. Lo dice il regolamento. Ok, va bene, allora lo aspetto qui, posso? Ma per favore, che cosa ti prende? Questo non è il posto per mettersi a fare cose del genere. Perché no? Scusi, se uno è felice, qualunque posto va bene per fischiettare, per ballare, per... Salve, Gloria. Buonasera. Può venire da me un minuto? Sì, subito, signore. Resto senza pubblico. Vado a vedere se qualcun altro apprezza la musica e la danza. Sì, sì, mia. Sto entrando in segreteria in questo istante. Bene, d'accordo. Ti aspetto qui, tesoro. Ciao, Sol. Senti, andiamo a parlare da un'altra parte e così nessuno può sentirci. Va bene, soprattutto il divino Dunov. Tesoruccio, che fai in questo deserto senza un vero uomo al tuo fianco, eh? Stavo ripassando economie. E dopo l'economia io propongo una birretta, noi due soli soletti, ti va? No, molto gentile, ma lasciami in pace. Anche solo una cioccolata calda, dai, per favore dimmi di sì. Senti, piantala, non capisci? T'ho già detto che non voglio che mi vedano con nessuno. Devo prenderlo come un no? Tanto la cioccolata calda non mi piace. Ragazze, che vi porto? Niente, grazie. Non volete un bel tè al limone, uno per ciascuno? Io no, non lo voglio. Sì. No. Che gli sarà successo? Non l'avrà visto qualcuno. E allora? Com'è andata? Parla! Non ci posso credere, perché ci hai messo tanto? Beh, c'era Gloria come un cane da guardia. Però ho usato un po' di fascino, due paroline, un bel balletto, finché poi non se n'è andata. Okay. Non ti ha visto nessuno, allora? Non so, o meglio, spero di no, perché a un certo punto è arrivata mia. Che era con tua madre. Con chi? Sì, Feli, hai visto mia? No, qui non c'è. Ma sai dove posso trovarla? Forse sto parlando con le ragazze del gruppo di danza. Dove? Lì in sala, perché non vai? No, dovrebbe, te l'ho chiesto esserci. Perché voglio che lei non ci sia. Vorrei parlarti. Di che? Ma prima devi giurarmi che mia non lo verrà a sapere, per favore. No. Giuramelo, mia non deve sapere nulla. Te lo giuro, dimmi tutto. Dai. Bene, si tratta dell'invito di mio fratello. Ah, l'hai saputo? Io non farò assolutamente nulla. Ha preso lui l'iniziativa. No, Feli, tu non capisci. È un altro dei piani di Mia.
No, no. Sai bene che Mia adora fare la madrina premurosa. L'ha fatto con Guido. Uh-huh. E visto che non c'è riuscita, ora sta facendo lo stesso con quello stupido di Augusto. No, Vico, non può arrivare a tanto. Non piace neanche a me quel che sta succedendo. Anche perché lo so come sei fatta. Ti illudi e poi sbatti il naso contro il muro. Ti chiedo scusa, ma non potevo fare a meno di dirtelo. No, anzi, grazie per avermi avvertita. Mi spiace molto. Devi solo aspettare che a tua madre passi, Nico. Che stupido! Perché l'ho messo per iscritto? Era meglio parlarne con lui di persona. Ma disperarsi in questo modo non serve a nulla. Devo andare in clinica e chiarire ogni cosa. Solo che senza autorizzazione non posso uscire. Sai, anche a me è spiaciuto davvero molto quello che hai fatto. Tu non capisci. Che cosa? Che non hai coraggio di dire chiaro e tondo che sei di origine ebrea? Dovresti essere al mio posto per capire. Sai quel che non capisco, Nicolas? Non capisco perché stai in questa scuola e non accetti quello che sei. A meno che non sia per Luna. Non ne voglio parlare adesso. Andrò in clinica, anche se ancora non so come. Se vuoi dico, non so, che vengo da parte di tua madre. Non ci crederanno. Bene, allora si chiama Mercedes. Professione avvocatessa. Età? Indefinita. Però io direi che potrebbe essere mia madre. No, cominciamo male. Ma veniamo a un dato molto più importante. È carina. La definirei insulsa, tesoro. E piatta come una tavola da surf, direi. Fine? Come un'elefantessa. Oh, io non ci posso credere. È almeno una brava persona. È una corrotta, immorale, svergognata, bugiarda. Le ha tutte, tesoro mio, le ha tutte. E perfino mio padre mi ha mentito. Me l'ha detto Peter che sarebbe uscita con quella. Ma il fatto è che anche tuo padre è un gran bugiardo, tesorino. Vedi, a me spiace molto per te, davvero. Ma tuo padre sta insieme alla donna che si merita. Aspetta solo un secondo e poi ce ne andiamo, eh? Ok, va bene. Con permesso, signore? Sì, Peter. Buongiorno, dottoressa. Salve, tutto bene? Sì, grazie. Devo fare preparare qualcosa? No, prendo solo i documenti e andiamo. Ah, bene. Mi scusi, la toilette? Guardi, è nel corridoio, la seconda Molte porta. Molte grazie. È una donna molto bella. E non soltanto questo, Peter. È sensibile e molto intelligente. Ah, e questo è un punto a suo favore. Sicuramente. Era ora, me ne rallegro, signore. Sì. Bene. Ah, Peter, una cosa. Per favore, che non ti scappi nulla di fronte a Mia per il momento, eh? Ma certo, signore. Naturalmente, io sarò una tomba. Bene, grazie. Con permesso. Luna, devi farmi questo favore. 8x6? Ti do la risposta, ma tu va subito a dire a Luna che la ricreazione è terminata e devono tornare in classe. No, no, ci vada lei, a me di certo non danno retta. Io non ci posso andare, perché ho tanta di quella rabbia contro di lui che potrei finire per picchiarlo. Parla con quell'altra e con Luna, come se niente fosse. Una vera faccia di bronzo, te lo faccio io l'esercizio. Grazie. Non ti prometto nulla. È già suonata la campanella, andate in classe. Bene, voi andate che io vedo quello che riesco a fare, ok? Andate. Zia, tu che sei tanto, tanto, ma tanto buona, mi devi fare un favore. Sì? Si tratta di Nico. Non ho nessun problema. Vuoi che lo picchi a suon di pugni, con un bastone? Basta che tu me lo dica. No, zia, al contrario. Mi devi aiutare perché vorrei dargli una mano. Cosa? Sì. Per favore, zia. Tu dovresti fare questo. Vai a dire ad Unov che ha chiamato la mamma di Nico e ti ha chiesto di compilare e firmare un permesso di uscita. Ma dico, sei completamente impazzita, Luna. Per favore. Mi fai avere un permesso di uscita perché se ne vada tranquillo a incontrare per quell'altro. Per favore, se mi vuoi bene, devi farlo. Ti prego. Per favore, zia, dai, fallo. Hilda, che cosa ci fa qui tutta sola? Guardi, se vuole parlarmi della sospensione, so che ne siete già al corrente tutti. No, niente del genere. Glielo chiedo perché fa freddo. No, sto bene. No, sto bene qui. È arrivata presto. Sì, è la prima ora. Mi piace stare qui. Anche se mi hanno sospesa, non posso fare a meno di venire. Sa che la sua sospensione potrebbe farmi comodo. Le spiego perché. Io ho un problema serio, non discutiamone ora, però sono un po' distratto. A volte mi dimentico gli orari, da non credere. E ho un sacco di lavoro arretrato, liste da fare, moduli. E lei potrebbe darmi una mano? Sì, certo. È un favore che le Tanto chiedo. Tanto non ho granché da fare.
In realtà non ho nient'altro da fare. Bene, ci posso contare? Sì, sicuro. Allora che dici? Sì, sì, andiamo. Bene. La ringrazio. Grazie a lei. Non ho mai avuto l'opportunità di dirle che con la mamma di Nico Provenza, guardi, siamo davvero come due sorelle, siamo più che amiche. Insomma, ci passiamo le ricette, giochiamo a bingo, facciamo shopping insieme e lei sa quel che sta passando ora con il marito, povera donna. È incredibile, è un guaio dopo l'altro, sa? E meno male che è una donna forte, agguerrita come sono io, una che lotta. Sì, guardi, io la capisco perfettamente, però perché non veniamo al punto? Perché io avrei altre cose da fare. Parlava della madre di Provenza. Ah, certo, la mamma di Nico. La mamma di Nico avrebbe voluto parlarle, ma non è ancora riuscita a comunicare. Per questo ha chiamato me, per sapere se può dare a Nico il permesso di uscire per vedere il padre. Ma questo non è il modo, lo sa. Però, direttore, a volte non è il modo che conta, ma la sostanza, giusto? Vede, avevo una nipotina con un problema di guardi, questo genere. No, guardi, la capisco. Stavolta farò un'eccezione. Ah, sul serio? Allora, vediamo. Molte grazie, la Provenza direttore. Mi ha detto data di oggi autorizzato. Direttore, non so davvero come ringraziarla. Non ecco, può tenga, quanto la saluto. Felice la mamma. Ah, che firma impressionante. Rivela una personalità, un carattere, un'intelligenza, virilità. Sì, non mi dica che si intende di grafologia e... Guardi, direttore, ascolti attentamente quello che le sto per dire. I tratti della sua firma sono simili a quelli di Churchill, a quelli di... come si chiamava? A quelli di Lincoln. A quelli di Rodrigo. Churchill e Lincoln so chi sono, ma Rodrigo non lo conosco. Come fa a non conoscere Rodrigo, direttore? È il grande dominatore del regno delle hit parade nazionali. Ora devo andare perché sa, ho il bar pieno di ragazzi. Guardi, la ringrazio molto per questo e le prometto che quando avrò 5 minuti verrò a fare conversazione con lei. Impressionante la sua firma, direttore. Grazie. ¿Está allá? No, pará, ¿qué es eso? No, no sea bronca, no sé si que te vas a dar. ¿Qué onda, onda? ¿Y qué tiene? ¿Qué importa lo que tiene? El tema es a dónde te lleva. Dale, no seas pendejo, agarra una. No sé. ¿Qué es esto? ¿Pastillas para la garganta? No, no, son... ¿De miel? Son de kiwi, profesor, un asco. ¿Ustedes se creen que soy estúpido? Esto es droga. ¿De dónde sacaron esto? La trae un pibe de trasero. ¿Quién? Silvio. Joaquín Arias Parrondo. Tesoro, tu non dovresti essere a pranzo. E tu non dovresti essere al lavoro, che cosa fai qui? È che, visto che mi ha davvero sconvolta quanto è successo ieri e non ho ancora capito che tipo di intervento sui genitori vuol fare Santiago, allora sono venuta a domandare. E a chi? Sei venuta a domandarlo a Mia? No, è successo che l'ho incontrata e allora l'ho salutata, questo è tutto. Ma scusa, posso sapere perché mi fai tutte queste domande? Guarda, mamma, te lo dirò soltanto una volta. Non devi avere a che fare con Mia Colucci. Ma scusa, perché? Perché quella decerebrata è la mia iper arci super maxi nemica. E se tu hai a che fare con lei, diventerai subito la mia seconda iper extra arci maxi super nemica. Mamma Rizza, mio tesoro, mio amore, perché sei così dura con quella ragazza? È scarsina, sì, però è molto brava in fondo. Ma hai sentito cosa ha detto suo padre di noi due? Sì, ma non si può fare di tutta l'erba un fascio, perché il padre odiosissimo è una cosa e la figlia è un'altra. Insomma, non è colpa sua se ha un padre del genere. Mi fanno orrore tutti e due. No, le cose non stanno così, amore. Nella vita non è tutto bianco o nero. Ci sono le sfumature. Per me no. No? No. Pensala pure così, amore mio. E un giorno capirai quanto ti stavi sbagliando. Ciao. Mamma! Dobbiamo parlare con lei. Carlo sta fatto la spia con Sì, su quella verifica e sul voto che ha dato al computer di Paolo. Ma non si preoccupi, l'abbiamo stracciata quella verifica. Arrivano! Ma chi?
Signor Groff. Stavo cercando proprio lei, professor Mansilla. È vero che ha valutato con un 7 una verifica, un compito dell'alunno Bustamante presentato in bianco? Sì. Bene, molto bene. Allora sarà meglio che inventi una buona scusa se non vuole che presenti un reclamo alla commissione scolastica. Beh, è che il papà di Nico stava male, i ragazzi erano un po' turbati e così ho fatto scrivere una lettera al padre. Senta, ho dato quel voto solo perché sapessero che cosa pensavo della lettera, ma non è ufficiale. No, scusate, ma queste sono solo parole al vento. No. Esattamente quelle che lei usa in classe. Che cosa insinuate? Io non capisco. Vorrei tanto sapere quanto ti ha pagato il sindaco per favorire suo figlio. Il sindaco, dici? Sì. Sono in rapporti idilliaci con il sindaco, chiedilo al direttore. Io credo che si debba informare la commissione scolastica, signor Dunov. Non mi sembra normale che una verifica sia valutata con un 7 quando si tratta di un foglio in bianco. Sì, sì. Beh, a me è sembrato che il ragazzo abbia fatto del suo meglio. E quindi... come spiegarlo? Sì, sì, è quello che voglio sapere. Prego, si sforzi di spiegarlo. In merito a quella prova... Sì, esatto, quella prova. Prova, cioè la verifica, mettiamola così, di una prova, c'è bisogno prova. Per accusare qualcuno c'è bisogno di una prova, giusto? Ed è una prova in bianco, per l'appunto. Ce l'abbiamo. Questa è una sciocchezza. Le devo parlare. È successa una cosa molto grave. Ah, qualche altra irregolarità che lei ha commesso? Qualche altro arbitrio? No, è una cosa davvero molto... Io non c'entro. È una cosa molto grave. Ah, molto grave. Più grave che valutare con un 7. No. No. Che c'è? Dico no. Non c'è più la prova. Come sarebbe a dire? Bene, finiamola con le idiozie. Ho bisogno di parlare con lei, Dunov. Sì, certo. Andiamo nel suo ufficio. Vengo. Ti dico che mio padre mi ha mentito senza vergogna. Che faccia di bronzo! Però io gli farò vedere che non sono una scema. A proposito, questa acconciatura rende bene la rabbia che provo. Non preoccuparti, Feli, verrò con te a fare shopping. Nessuna crisi può rovinare il mio senso estetico. Mia, non ti sopporto, non mi parlare più per tutta la vita, hai capito? Esigo una spiegazione. La spiegazione è questa: la prossima volta fai la fine di quella spazzola. Ciao. Nico, che cosa fai qui? Ho saputo che hai letto quella lettera. E chi te l'ha detto? Non è importante. Senti, mamma, chiariamo le cose perché... Che cosa c'è da chiarire? Che ti vergogni di essere ebreo? Che hai rinnegato la tua famiglia? È la cosa peggiore che potessi fare ai tuoi genitori. No, mamma, non è così. Ascoltami. So che ho sbagliato. E io voglio fare il possibile per... Mamma, ti prego, perdonami. Perdonami. Potrei farlo. Ma una condizione. Sì, sì, qualunque cosa, sì. Che mi giuri che non tornerai più in quell'istituto. Si stavano passando della droga e mi hanno detto che lo spacciatore è Aria Sparrondo. Ma passi la voce, insomma! Qui dentro perfino le pareti hanno buone orecchie. Ciò che mi sta dicendo è molto grave. Non pensa alle conseguenze che questo potrebbe avere per l'istituto. E che mi importa dell'istituto? L'importante sono i ragazzi. Che facciamo? Bisogna intervenire. Guardi che io non voglio fare nulla. L'unica cosa che mi interessa è che non trapeli niente. Ma che cosa facciamo con i ragazzi? Sono Achin Aria Sparrondo! Sì, avanti. Buongiorno. Voleva parlarmi, signore? Sì. Vorrei farti una domanda e spero proprio che dalle tue labbra esca la verità. Sì. Tu hai dato una pasticca di... Beh, lo sai bene di che... a un allievo del quinto anno? Di la verità, non ti accadrà niente, ma di la verità. Vogliamo aiutarti. Beh, se è così, vi dirò la verità. Su, coraggio! Quel ragazzo di quinta sicuramente ha fatto il mio nome allo scopo di coprire il vero spacciatore. Bene, e quindi come si chiama il vero spacciatore? Fuori il nome... Tomas Escurra. Si non
te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo sordo para sentir que estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado, que soña despiertos, es un gran pecado. Si no te tuviera voz, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré, cualquier ataque a la emoción. Hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré, 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 la cobardía no se puede. Resistiré, las apariencias, el que dirá, todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré, resistiré. ¡Silencio y se sientan todos! Me robaron unas hojas del portafolio. Y no voy a parar hasta encontrarlas. ¿Pero por qué se la agarra con nosotros? Porque los conozco. Y porque voy a empezar a revisar por este curso. ¡Ah, al fin, hermano! Gracias, ¿cómo anda? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Me trajiste CD? Sí, pero se lo dio a tu amiga, ¿eh? ¿A quién? A Maritza. Una minita con toda la onda. Sí, la verdad que sí. Che, ¿querés ir a tomar algo? Ay, no puedo. No, tengo que volver a clases. Está bien, sí. Está bien, no era más. Pará, el sábado puedo. No, el sábado no puedo. Tengo que salir con Maritza. Toda la onda. Nos vemos. ¿Tuviste a tu papá? No. ¿Cómo que no estuvo en el colegio? ¿Y por qué lo llamaron? ¿Dónde está? No, yo lo llamé, necesito hablar con vos. Me veo en la terrible obligación de tener que expulsar a dos alumnos del colegio.